Roberto Battiston è una figura di, posso chiamarti scienziato militante, in qualche maniera, sì. Mi piace. Uno che ama parlare alla gente, come un suo nobile collega Feynman, che è tra l'altro padre del computer quantistico, che ha detto delle cose che magari ci dirai. Battiston scese dalla cattedra proprio letteralmente negli anni del Covid, all'inizio del Covid, e aiutò tantissimo noi giornalisti e attraverso noi giornalisti il pubblico, perché cercò di spiegare, sapendo di matematica e sapendo di statistica e sapendo di tante cose, qualcosa che noi non riuscivamo a capire sull'andamento dei contagi, andando al di là della curva. Io ricordo delle dirette estremamente importanti e interessanti con Roberto Battiston, illuminanti, fatte in un momento in cui davvero eravamo molto disorientati. Oggi c'è questo nuovo libro che è L'alfabeto della natura, che riprende approfonditamente, ci troverete dentro anche la vicenda della pandemia, ma allarga a grandi temi come l'intelligenza artificiale, il clima, partendo da un principio indiscutibile che diceva, che enunciava anche Feynman, che è? Che non si può imbrogliare la natura. Ecco. Voi dite, ma chi lo fa questo? Beh, lo facciamo, riconosciamolo, anche perché noi tra gli esseri umani siamo abbastanza abituati a raccontarci fole, a raccontare fole, dire qualche bugietta, qualche grossa bugia, dipende dalle situazioni, per pararci, per difenderci da situazioni che ci sono sgradite o che non sappiamo gestire. È la normalità. Cioè, noi ci portiamo dietro un trascorso nel DNA che non è la scienza, è tutto un altro modo di affrontare il mondo che ci ha permesso di sopravvivere qualche centinaia di migliaia di anni e di progredire fino a un certo punto che raggiungiamo anche un ruolo dominante sul pianeta, ma non siamo fatti di scienza, la scienza è un portato molto recente. Però dobbiamo imparare a ragionare o provare a copiare il metodo degli scienziati, perché è assolutamente necessario. Il metodo scientifico è l'unico che ci dà un faro, una luce. Ma se non fosse così, l'automobile che abbiamo preso per venire qui non funzionerebbe, l'aeroplano non potrebbe andare, questa casa non sarebbe in piedi, queste luci non funzionerebbero. Noi siamo circondati assolutamente di scienze, per la sanità, per il cibo, per qualsiasi cosa. Viviamo in un modo, ricordiamoci, mai accaduto prima su questo pianeta. Siamo 8 miliardi, la stragrande maggioranza arriva fino a sera, mangia, dorme, lavora, poi c'è una parte chiaramente anche in condizioni molto difficili, ma la stragrande maggioranza vive su questo pianeta tutto sommato molto meglio di qualsiasi altro periodo della storia dell'umanità. Eravamo sempre molti, 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 molti di meno. Oggi siamo un numero incredibile e la velocità con cui anche si sviluppano le tecnologie e con cui progrediscono certi aspetti delle nostre società è impressionante. Quindi diciamo, perché tutto questo accade? Mica da solo, perché c'è un gruppo di persone, gli ingegneri, i chimici, i fisici, i tecnici in generale, che si assicurano che le leggi della scienza o le tecnologie derivate dalla scienza vengano applicate in modo sistematico, perché funzionano. No. Se non funzionassero, sarebbero falliti da un pezzo. Ecco, a cosa... Lo diceva, tu lo riporti in un capitolo del tuo libro, Galileo, no? È fondamentale, nel Saggiatore diceva: la filosofia naturale scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi
avviarsi vanamente per un oscuro labirinto. Mai descrizione migliore di parole quel che dobbiamo sante. Sante, bellissime, chiare. E poi lui ci aggiunge: e possiamo interrogarla la natura con l'esperimento per ricavarne le risposte che decodifichiamo se sappiamo leggere quelli quei caratteri. Ecco, quando Feynman dice, in modo molto più sintetico, ancora più galileiano di Galileo, dice non si può fregare la natura. Esatto. Dice proprio questo, con meno parole, ma non è perché Galileo non era bravo, perché grazie al portato di Galileo, quattro secoli dopo, persone come Feynman ci ricordano, ma scusate, non sono quattro secoli che stiamo applicando le leggi della fisica, della chimica, della termodinamica e facciamo dei progressi enormi, perché? Questa è la domanda che oggi è molto attuale. La stessa società che beneficia così tanto del benessere indotto dalla tecnologia che poi viene dalla scienza, ogni tanto quando la scienza gli taglia la strada, ti entra in casa, ti obbliga a ragionare su un vaccino, ti obbliga a prendere delle misure sgradevoli, ti obbliga di discutere un programma politico, una decisione strategica di fare o non fare certe cose, ti obbliga ad affrontare il problema del clima, che è il grandissimo problema, o affrontare come pensare il rapporto con l'intelligenza artificiale, ma non perché ce la racconta un altro, perché lo pensiamo noi, perché sono cose importanti. La scienza ci taglia spesso e volentieri la strada e ci obbliga a confrontarla. A questo punto, o siamo capaci di affrontare la scienza in modo razionale, rigoroso, e proporzionato all'interlocutrice che è la natura che abbiamo di fronte, oppure facciamo esattamente quello che abbiamo sempre fatto da quando eravamo ancora sugli alberi, siamo scesi con le diventare ominidi, poi di dire, ma sai che ti dico, ti racconto una fola, ti racconto una fake news, mi invento qualche cosa, vado al bar a parlare con gli amici, mi invento un mito. L'abbiamo sempre fatto, siamo bravissimi a farlo, però non è che le leggi della fisica si fermano il sabato e ricominciano il lunedì, che a Ferragosto il clima non sta cambiando, che l'andamento di fenomeni secolari si fermano per il fatto che noi chiudiamo gli occhi. È facile chiudere gli occhi, scompare il mondo, no, scompariamo noi rispetto al mondo. E quindi questo fatto che ormai siamo talmente dipendenti nel bene da scienza e tecnologia che alcune volte dobbiamo interrogarci col linguaggio della scienza senza essere scienziati, ma quindi in modo rigoroso, senza prenderci in giro o senza cercare di prendere in giro la scienza, questo è un punto secondo me centrale della costituzione delle società contemporanee. Siamo tutti abituati, io per primo, a premere un pulsante e a far avvenire cose. Non è che dobbiamo capire cosa c'è dentro questo oggetto tutti quanti, l'ha fatto qualche bravo tecnico elettronico che ha fatto un bellissimo lavoro, va bene così, ma ci sono dei momenti in cui la scienza interferisce, attraversa la strada, influenza la società, e guai a noi se non siamo capaci di gestire queste fasi. E dice delle cose molto precise che però bisogna ascoltare e capire, bisogna anche saper fare la domanda giusta. Fondamentale, chiunque si ricorda a scuola gliel'hanno sempre detto e poi lo capisce quando anche in un dibattito pubblico, in un talk show oppure a casa o figli con i genitori. La domanda è più importante della risposta, perché la domanda guida la direzione del discorso. Una domanda centrata magari non ha risposta talmente importante, magari non ha risposta, ma pone un problema. Sono importanti le domande. Qual è la domanda? Scusatemi, a questo proposito siamo noi che facciamo le domande a ChatGPT, e già questo dimostra chi dei due è più importante, chi fa le domande è più importante, non la risposta copiata dal web di ChatGPT. Siamo noi che, se facciamo bene le domande, possiamo trarre delle informazioni importanti. Lo stai usando? Sistematicamente. In che maniera? Perché voglio capire dove mi aiuta, cosa mi aiuta a fare. Perché è chiaro che il rapporto fra questa chat, che poi è femmina perché è una chat, e l'interlocutore... Ah, è femmina ChatGPT. È una chiacchiera. È la chiacchiera GPT. Chiacchiero non l'ho mai sentito, è chiaramente una chiacchiera. Te la passiamo perché è bellissima. Ma non c'è niente di male. No. Finché chiacchiera va bene, ma sì. Poi diventa qualcosa. Però mi fermerei qua. Perché come milioni di persone al mondo ci stiamo domandando, mi sto domandando, questa roba, a cosa serve? Quant'è il pericolo e quant'è il guadagno? È una super tecnologia. E ci vengono a galla le cose interessantissime in positivo,
probabilmente meno cose inquietanti, anche se il mercato del lavoro ne verrà toccato pesantemente. Questo è evidente, ma l'avevamo già capito anche per altre cose. Tra l'altro ChatGPT in qualche maniera sta mettendo nell'ombra l'altro fenomeno, che era quello della robotizzazione, il robot, certo, l'umanoide, eccetera. Adesso c'è di meglio, c'è la mente, una quasi mente. C'è uno specchio che ci trasmette un'immagine di noi moltiplicata in modo molto complesso e inevitabilmente ci affascina. Ma tu qualche volta ti riconosci lì dentro? Sì, perché siamo migliori, perché quello che lui ti offre, non so se poi parliamo di questa sera, ma un pochettino tu come libro, ma non c'era ancora ChatGPT quando c'era questo libro, quindi come minimo l'ho scritto io, non l'ho scritto lei. No, ma la cosa, ci sono tante cose divertenti, ma poi torniamo magari dopo al clima, è che si percepisce, se uno sta un attimo attento, il fatto che si sta riportando, primo, cose che molti altri esseri umani hanno pensato prima di te, uguali a te. Perché mica è facile essere originali in un mondo di 8 miliardi di persone, no? Hai 100.000 fisici, 200 milioni di ingegneri, hai un sacco di gente che pensa le stesse cose che pensi tu, e quindi quando tu gli chiedi una cosa, ma come pensavo di averla pensato io? Nisba, se ti risponde, perché almeno 100.000 volte compare nel web, ok? Quindi già questo ti dice, beh, calma ragazzi, siamo veramente una società, anche quando non ce ne rendiamo conto, siamo un super cervello pensante noi umani, perché ci scambiamo i messaggi, poi pensiamo sempre nel nostro piccolo di essere chissà che cosa, magari siamo chissà che cosa, ma in ambiti molto ristretti. Sul resto facciamo le stesse cose la mattina, ci leviamo i denti, facciamo la barba, usciamo, tutto uguale, e questo meccanismo ci ripropone il fatto che facciamo questa cosa miliardi di volte, e quindi me la ripropone uno media, e questo è meno divertente perché ciascuno ha la sua creatività anche nelle fare cose banali, e secondo me la propone, questo è interessante, completa nelle varianti. Cioè io quando devo scrivere cose burocratiche, devo raccontare come faccio certe cose, il mio cervello si blocca e delle 50 cose o 10 cose che devo scrivere me ne vengono in mente 3. È bravissima a dirmi le altre 7. Perché? Perché qualcun altro le ha pensate le altre 7, quindi in poco tempo riesco a fare una nota che comprende sia il mio contributo, ma sia anche l'allargamento a una rete di possibilità che non è nulla di originale, ma che è più sistematica come approccio. E in questo senso è potentissima. Una cosa che sta rivoluzionando sono la scrittura dei programmi in linguaggi molto comuni come il Python o come il C++, ma il Python è l'esempio più opportuno. Scrivi i programmi benissimo, ma non perché è intelligente, perché ci sono migliaia e milioni di programmi scritti dai programmatori, le persone che lavorano dalla mattina alla sera per fare i siti web ripetono la stessa cosa migliaia di volte. A questo punto questa chat è più brava perché raccoglie, è incredibile, scrive dei programmi eccezionalmente accurati. Perché? Perché gli uomini e le donne sanno scrivere tutti assieme dei programmi eccezionalmente accurati, ciascuno è più bravo su un angolo, messo assieme ti produce dei programmi che cambieranno radicalmente, in meglio penso, la qualità della programmazione, purché naturalmente il mercato del lavoro sappia gestire programmatori umani che gestiscono centinaia di progetti e non solo due o non solo uno, come attualmente. Quindi dobbiamo cambiare la nostra testa, e questa è un'opportunità da un certo punto di vista. Dobbiamo cambiare rapidamente. Il problema grosso è la rapidità. Questa cosa è successa già. Già. La cosa meravigliosa è che la stiamo vivendo. Sì. È divertente da un certo punto di vista. Nel libro di Roberto Battistone, Alfabeto della Natura, si parla anche diffusamente di intelligenza artificiale, però era impossibile non divagare sulla chat. Allora, parlavamo delle domande giuste, del pensare come uno scienziato, sì, perché serve. Il clima, qual è la domanda giusta che secondo te dobbiamo farci? Perché è stato detto veramente di tutto. Di tutto e anche malamente. Allora, io riprendo il mio carissimo mito Richard Feynman, che fra le tante cose, è un'enciclopedia, naturalmente, Feynman, ma tante cose che ha scritto bellissime, ha detto: se tu non sei capace di raccontare a un ragazzo di 10 anni, a un bambino di 10 anni, la cosa che hai in testa,
Ma una cosa qualsiasi, può anche essere una cosa di fisica, può anche essere una cosa di matematica, ma se non sei capace di raccontarla a una ragazzina di 10 anni, vuol dire che tu non l'hai capita. Non che lui non capisce, che tu non l'hai capita. E se in questa sala abbiamo qualche insegnante o docente, sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Nel momento in cui tu affronti un ragionamento che non hai già esercitato fino in fondo, e alla prima curva esci di strada e chi ti sta di fronte perde il contatto col tuo ragionare, e se è un po' smagato se ne accorge che hai perso il contatto con le ruote sulla strada. E quindi quello che cercherei di fare è di affrontare il problema climatico in un modo che sia rigoroso scientificamente, ma allo stesso tempo semplice, perché sappiate che il problema climatico da un punto di vista scientifico è veramente grande così. È gigantesco da un punto di vista sociale, organizzativo, industriale, politico, e chi più ne ha più ne metta, ma scientificamente è un problema grande così. E se noi capiamo le dimensioni del problema, improvvisamente ci rendiamo conto che far finta di ignorarlo è proprio un po' da sciocchi, perché non è che è un problema complicato, sono complicate le conseguenze di carattere per lo più sociale. Certo. Ma se avessimo un robot, premi un pulsante, soluzione, te la metti in pratica, il problema è risolto. E il fatto che non possiamo fare questo in quanto la natura si comporta, cioè è un problema un pochino più grande. Quindi quello che magari vorrei raccontare un attimo, ti prego, se riesco a far partire questa cosa, vediamo un po' se siamo capaci, devo puntare forse lì, una storia molto semplice per cercare di introdurvi al problema climatico. C'era una volta un personaggio, cioè sono tre personaggi qui, uno che è il sole, qui abbiamo Esther che si già sorride perché è l'amico suo da sempre. Esther Antonucci grande astrofisica, astrofisica molto importante, grande esperta di sole in terza fila. Primo protagonista pesante, il sole, è una stella piccolina ma comunque una stellona per noi, ha 4,6 miliardi di anni, ha un raggio che sono 700.000 chilometri, molto grosso, a temperatura di 5.700 gradi, come lampadina incandescenza, là dentro c'è il tungsteno che sta passa la corrente, se lo toccaste avreste caldo, molto caldo, perché sono 5.000 e passa gradi. La sua massa è il 99,86% della massa dell'intero sistema solare, è tutto lì. Poi ci sono anche qualche pianetino come la Terra, qualche pianetone come Giove, ma è tutto lì, la massa del sistema solare è tutta lì. La composizione è molto semplice, di una semplicità incredibile, moltissimo idrogeno, un bel po' di elio, tracce del resto degli elementi, la sorgente di energia e la fusione nucleare. Ma fusione nucleare fatta con i fiocchi e in modo molto sicuro, perché è molto lontano e non ci dà problemi praticamente mai, 150 milioni di chilometri, vita prevista 10 miliardi di anni, manutenzione non è necessaria, almeno all'interno della nostra piccola esperienza di su questo pianeta va tranquillo, complesso, ecco. Va tranquillo, non è il problema. Poi abbiamo il secondo personaggio, che è la Terra, è un pianeta roccioso all'età del Sole, a meno di 100 milioni di anni, cioè sono veramente coevi, sono nati, effettivamente sono nati insieme, il raggio sono 6.000 chilometri, non 600 e passa 1.000, la temperatura sono solo 300 gradi Kelvin, cioè sono 15 gradi centigradi, la temperatura media del pianeta è una cosa che sappiamo di quant'è all'incirca. La composizione è tantissima acqua, non è un caso, e tantissimi altri elementi distribuiti in un certo modo. La sorgente di energia è solo il sole, che ci manda un sacco di energia, 1430 watt per metro quadro. A Torino oggi non so che tempo ci fosse, ma la superficie di questo bellissimo palazzo sarà qualche migliaio di metri quadri. Sono megawatt di energia che il sole ci ha dato mentre brillava e che abbiamo rimbalzato tranquillamente verso l'esterno. Un po' ci siamo anche scaldati. Vita prevista, di nuovo, dipende dal sole. Se il sole fa qualche cosa strana, finito. Caratteristica saliente, unico pianeta noto che ospita la vita, tra l'altro la nostra, assieme ad altre forme di vita. Manutenzione urgente. Questo è il primo punto importante, diciamo, della questione climatica. È urgente mantenere il nostro pianeta. Perché? Ce lo dicono tante persone. Ce lo dice Papa Francesco, che dobbiamo tenere in ordine, quindi c'è un pensiero di carattere morale, etico,
religioso, la sua enciclica, che dobbiamo tenere in ordine qualche cosa che ci è stato in qualche modo dato. Ce lo dicono i ragazzi di Fridays for Futures, che sono coscienti di qualche cosa che nella loro generazione riporterà difficoltà enormi, molto più di quanto ha costato a noi, a meno che non si faccia qualche cosa. Ma ce lo dicono anche gli scienziati, naturalmente. Oggi di questo parliamo. Parliamo di perché questa cosa ha un senso scientifico. E poi c'è un terzo protagonista, che è l'atmosfera. Senza atmosfera noi non vivremo su questo pianeta. L'atmosfera ci ha sempre accompagnato la vita e protegge, tiene l'acqua giù, altrimenti l'acqua evaporerebbe. L'atmosfera era molto diversa nel corso del tempo, è cambiata enormemente, tutta CO2 all'inizio, e vivevano degli organismi anaerobici che vivevano di CO2 sputando ossigeno, e per miliardi di anni così hanno fatto, e poi le cose sono cambiate. Oggi l'atmosfera non c'è praticamente più CO2. Quanta ce n'è, lo sapete? Forse sì, tre parti per 10.000. Torino ha 1 milione di abitanti, noi sono 300 torinesi. Tre parti per 10.000. Se fossero di meno, due parti per 10.000 avremmo il ghiaccio dappertutto. Due parti per 10.000 avremmo un blocco di ghiaccio dappertutto. È successo in passato nella Terra. Se diventa di più, e nell'ultimo secolo abbiamo aggiunto una parte per 10.000, e ci scaldiamo, è già un grado e due arrivato, è causa di questa crescita della CO2. È pochissima una parte per 10, tre parti per 10.000. L'azoto nell'atmosfera sono circa il 70%, 60%. L'ossigeno è circa il 20-25%, quello che ci fa vivere. Poi c'è un pizzico di argon, un pizzico di vaporacqueo, e poi c'è il quarto o quinto di componente, che è tre parti per 10.000, praticamente niente. Ma da questo niente e dalla stabilità di questo niente dipende il clima. La Terra ha cambiato la sua temperatura nel corso degli ultimi 500 milioni di anni, lo sappiamo perché la paleoclimatologia fa questo di mestiere, ha cambiato anche di più 14 gradi su tempi lontani. Però il problema non è la quantità dell'aumento. Beh, 14 gradi sì, avrebbe però, anche però, la lentezza. Ci ha messo centinaia di milioni di anni a andare su, andare giù, andare sotto il riferimento attuale, palla di ghiaccio rimasta per non so 100 milioni di anni, e poi su di nuovo, e poi negli ultimi 60 milioni di anni è scesa. L'uomo, nella forma di uomo di Neanderthal, poi Homo sapiens, è vissuto in un periodo freddo, molto freddo. E poi fatemi solamente mostrare questo grafico, perché così capite di cosa sto parlando. E poi questo grafico racconta la storia della temperatura della Terra negli ultimi 500 milioni di anni, ok? Il primo blocco sono 400 milioni di anni, quindi è molto compresso, il secondo blocco sono 90 milioni di anni, quindi più allargato, il terzo blocco sono 9 milioni di anni, il quarto blocco è 980 mila anni, l'ultimo blocco sono solo 20 mila anni. E cosa vediamo nell'ultimo blocco? Che si parte in una condizione molto fredda, e poi si sale, si va a una temperatura paragonabile alla linea nera, che è la temperatura di riferimento di cui parlavamo prima, e lì rimaniamo sostanzialmente fermi per quanto? Una 10-11 mila anni. Che corrispondono? A tutte le civilizzazioni di cui abbiamo memoria. La più antica città del mondo, Gerico, si valuta abbia tra i 10 e 11 mila anni. Che coincidenza. Quindi succede che a partire da circa 11.000 anni fa la CO2 si è fissata a circa tre parti per 10.000 e lì è rimasta con piccolissime oscillazioni. Ma se avete gli occhi buoni in fondo avete due punti rossi, uno 2050 e il secondo 2100, che si arrampicano verticali in questa scala. Il punto da portarsi a casa quando parlate con qualcuno, diciamo, ma il clima è sempre cambiato, Capers è cambiato, figuriamoci a più 14 gradi che doveva essere. Ma in quanto tempo? Ma non è mai cambiato così velocemente. E secondo, se vogliamo, Sherlock Holmes che cerca gli indizi, cosa è successo negli ultimi, in questa scala sono 150 anni, potrei anche ingrandirla ma adesso non abbiamo tempo. Beh, il signor Watt ha inventato la pentola a pressione col pistone che si muoveva, cioè ha fatto la macchina a vapore. Ha iniziato a capire che era possibile trasformare calore del carbone, movimento meccanico, sono nate le fabbriche, la rivoluzione industriale nasce lì, mica per caso,
perché si riesce a liberare il muscolo e si fa una macchina che fa questo e si può moltiplicare, più carbone metti e più macchine fai e più gira il motore e più produci dal tessile a qualsiasi altra cosa. E a quel tempo non si poteva immaginare le conseguenze. Cioè a quel tempo c'erano delle conseguenze pazzesche sul fatto che c'era fuligine dappertutto. Londra era e non si vedeva da una parte all'altra della strada perché la fuligine spazza camino. Cosa spazza il camino? Spazza la fuligine. Tutti questi camini buttavano fuori fuligine. Mi domando le condizioni mediche di respirare quella roba, doveva essere terribile. In confronto la CO2 mica ci fa male. La CO2, diciamo, in questa stanza ce n'è 3-4 parti per 10.000 e stiamo benissimo. Ma anche ce ne fossero 8 parti per 10.000, dal punto di vista del respiro non cambierebbe niente. È che cambia il clima, perché la CO2 fa effetto serra e ne blocca una piccola parte. Quindi non potevano pensare alla CO2 questi bravi artigiani inglesi che hanno fatto la rivoluzione industriale, perché avevano altri problemi da risolvere, poi è nato il proletariato e tutto quello che ciò comporta. Ma 200 anni dopo, qui stiamo parlando del fine del 700, quindi 800, 900, 200 e passa anni dopo, 220 anni dopo, sappiamo che mentre la fuligine ce ne siamo liberati, grazie al cielo, perché fra un filtro e l'altro quasi mai buttiamo fuori fuligine, se non quando accendiamo il caminetto, che è tanto carino, però diciamo dal punto di vista della CO2 e della fuligine ne butta fuori il giusto, ma sono quantità limitate rispetto al passato. Ma c'è il problema della CO2, che è molto più sottile, ce n'è molta di meno rispetto a tutto il resto, ma è andata dappertutto nell'atmosfera e ha portato il 3 per 10.000 a 4 per 10.000. L'effetto, e questo dobbiamo vederlo, questo è l'andamento della CO2. Nel 1800 ne buttavamo fuori una tonnellata al secondo nel mondo. Guardate il fondo, ed è 23 anni fa, eh? No, 800. No, l'ultimo. L'ultimo è 23 anni fa, ne buttiamo fuori 750 tonnellate al secondo, saremo probabilmente a 1000 oggi. Pazzesco. E questo è la CO2 che va in atmosfera. La CO2 è un gas tranquillo, un gas resistente, robusto, lo respiriamo. In quantità del genere non dà nessun problema alla salute, ma quello che cambia è come un velo che impedisce a una parte, la luce nel visibile riesce a arrivare sulla Terra, viene rimbalza, fa le sue cose, vuole essere emessa come luce invisibile, che è luce del calore, luce contributo termico, come le serre, la parte entra la luce, rimbalza nel terreno, se cambia diventa calore e il calore è intrappolato dal nylon. In questo caso tutto c'è sbilanciato. Un pizzichino di questo calore che è rimbalzato dalla CO2. È un pizzichino, una piccola quantità. Il grosso, fortunatamente, se ne va. Sappiate, l'energia che arriva dal Sole, questa montagna di energia, tra l'altro è importante che noi realizziamo che il Sole ci manda un altro 10.000 volte più energia in ogni istante sulla parte illuminata di quello di cui la Terra abbia bisogno per la società umana. 10.000 volte. Siamo sommersi di energia. C'è una quantità smisurata. E noi intercettiamo molta poca per i motivi che poi spiegheremo, perché costava molti soldi intercettare energia solare. Si è andato dove l'energia costava meno. Però la cosa importante è che quella che arriva deve riandarsene esattamente nella stessa quantità. Se ciò non accade ci scaldiamo e se ne portiamo via di più di quanto arriva ci raffreddiamo. È come l'energia non si può nascondere, cioè si può trasformare, ma non si può nascondere sotto la sedia. L'energia fa quello che deve fare e poi la Terra deve assolutamente rimandarla fuori, esattamente la quantità che riceve, altrimenti ci scaldiamo. Basta alterare di un pochino questo equilibrio decimillenario della CO2 e in un secolo guadagniamo un grado e due, ma continuerà questa storia se noi continuiamo a mettere altra CO2. L'andamento CO2 e temperatura sono correlati anche nel corso dei secoli o dei millenni. Quando fa molto freddo c'è meno CO2, quando faceva molto caldo nel 500 milioni di anni fa la CO2 era 20 volte più alta. Quindi vanno proprio a braccetto le due cose. Qui si è aumentata del 30%, poca roba, infatti solamente un grado, non 14, ma già questo ci crea problemi. Quindi ricordatevi, un altro 10.000, l'energia ci manda tanta di quell'energia, il sole ci manda tanta di quell'energia, che ce n'è a strafare. Il problema è quanto costa prenderla. Ma quindi mi sembra di capire che la domanda a questo punto è
quale soluzione c'è. Cioè, se il sole ci manda tutta questa energia, a questo punto noi usiamola. Ci sono certo. Però molte obiezioni, giusto? La natura lo sa benissimo dove è l'energia. Mica la natura va a vento, a carbone, a nucleare, perché a petrolio. C'è un po' qualche cosa che c'è una, come si dice, una narrazione intorno all'energia solare che va smontata, vero? Sì, se si capisce subito perché la cosa tiene o non tiene, perché il grafico giusto è questo qua, guardatelo. Tanto questo ve lo mostro, è troppo bello. È la CO2 prodotta nel mondo nel 2006, c'è un'immagine ogni giorno che passa. Siamo in gennaio, il nord del mondo è in inverno, gli alberi non hanno foglie e quindi non fanno il processo di assorbimento di CO2, rimissione di ossigeno, fa freddo e quindi vanno a manetta i termosifoni e tutto quanto. E poi il nord del mondo è quello che c'ha l'industria. Queste tre cose messe assieme producono un sacco di CO2. Il sud del mondo è estate, gli alberi fanno la loro parte, ma è interessante osservare, guardate l'Amazzonia. Guardate il Sud America, pazzesco. Che pulsa, che no? Pulsa. Sembra un cuore, un polmone che respira di giorno, c'è il sole, assorbe la CO2 e butta fuori ossigeno, che è quello che noi desideriamo, di notte non c'è il sole, sta ferma. E quindi di giorno questo si vede la cosa oscillante, cala la CO2 e di notte riprende a crescere, perché certo. Altri processi ci sono. Guardate qui, siamo ad aprile, impressionante. Da questa animazione fatta dalla NASA con un supercomputer che mette assieme dati di terra, dati di satellite e un modello complessivo di movimento dell'aria, io quando l'ho vista ho detto, ma porca la miseria, ci abbiamo una foresta vivente, Amazzonia più l'Africa è quello che deve essere, e ne stiamo bruciando 4, 5, 6, quelle che sono. Le fossili che noi bruciamo erano foreste del passato. Stiamo bruciando a un ritmo che è molto maggiore di quello che una singola foresta, quella vivente oggi, riesce a fare. E con giocare a calcio in 6 contro 1, è chiaro che fai gol, no? Non c'è gioco. Per esempio, vedere questo ti fa subito capire il perché occorre impiantare più alberi, ma quello che impiantare più alberi non può fare. Impiantare più alberi perché le foreste sono la sorgente della diversità biologica di cui il mondo si nutre. Noi dobbiamo avere la varietà, perché se non abbiamo la varietà abbiamo mille problemi. Dobbiamo avere le foreste urbane perché tengono sotto controllo e stabilizzano il clima. Dove c'è una foresta fa inevitabilmente più fresco, in un parco fa più fresco che su un pezzo di un parcheggio asfaltato, evidentemente. Ma se vi dicono che per tirar giù la CO2 si può aumentare del 10, del 20, del 30%, cosa mostruosa, le foreste esistenti, non può essere vero. Ci servirebbe un fattore 4, 5, 6. È impossibile. È chiaro che è impossibile. Messa così, ve l'ha mai raccontata? No, 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 perché non si fa la differenza fra CO2 e l'inquinamento. La CO2 non è inquinamento, la CO2 è un gas tranquillo, che però farà serra, ma non è inquinamento. La gente mette assieme, il racconto mette assieme l'inquinamento sull'acqua, sulle falde, sul particolato, con il gas serra, che è un'altra storia, non fa male la CO2. Già il CO, quello più acido, è già diverso, ma la CO2 non fa male, ma non è il posto giusto. Dei 300, dei 400 torinesi di cui parlavo prima, 100 devono tornarsene in campagna, gli altri 300 da stare in città, devono stare le cose a posto come ce le siamo trovate 10.000 anni fa, d'accordo? Quindi la CO2 non può essere assorbita dalle foreste viventi per il semplice motivo che le foreste viventi la natura le ha costruite per fare la cosa a questo ritmo. L'efficienza di assorbimento di CO2 e di remissione di ossigeno degli alberi è fatto da centinaia di milioni di anni di evoluzione, è fatto così, non può essere fatto diverso, non possiamo moltiplicarlo per 3 o per 4 come la tecnologia invece ci permette di farlo con silicio o con altre tecniche, diciamo, moderne. La natura è fatta in un certo modo, quindi questo pezzo della narrazione non vuol dire che non dobbiamo piantare piante, mi raccomando, vuol dire che dobbiamo piantarle perché è fondamentale per i motivi che vi ho detto. Ma non è la soluzione. Ma non è quello il percorso per risolvere il problema della CO2. Chiarito questo,
Beh, già abbiamo un pezzo di informazione, basta all'occhio, non è che vi devo convincere più che tanto, no? Ma la cosa importante, la buona notizia, che sono questo qua ci fa tornare a casa col mal di pancia, è questa curva qui. Questa curva qui è il mercato dell'energia negli ultimi 10 anni. Senti, nel tuo libro, tra l'altro, tu ricordi chi sta... Beh, no, aspetta, non voglio spoilerare niente. Il mercato dell'energia sta andando in una maniera che non ci si poteva nemmeno aspettare, forse. Allora, nel senso che gli investitori hanno capito. Allora, investitori sì, i governi allora, no. Siamo nel 2023. Io queste cose me le sono studiate un paio d'anni fa. Erano già accadute. No. Quando ho visto questo grafico ho detto, ma sei proprio cretino, possibile che non l'hai letto sul giornale, sulla prima pagina, che non ci siano i telegiornali che annunciano un giorno sì, un giorno sì, guardate che finalmente per la prima volta nella storia abbiamo la sorgente di energia unica e fondamentale, che è il sole, che costa meno di carbone, petrolio, nucleare, gas, di tutto. Il crossover su tutte le sorgenti non fossili è successo fra i 5-7 anni fa. Intendiamoci, questo è un corso industriale di grandi strutture. Sì, non stiamo parlando del singolo fotovoltaico sul tetto, che già aiuta, vabbè. Ma è un'altra storia quella, perché questo è il costo industriale. Se io vi do 100.000 euro, andate al mercato industriale, tornatemi con kilowattora o megawattora, voi dove andate? Dal petroliere dell'Arabia Saudita, da chi scava carbone in Polonia, dal nucleare di quarta generazione che ancora non c'è, oppure andate da chi fa campi fotovoltaici e anche la parte eolica, perché le due curve in basso, quella azzurra e quella rossa che è crollata di un fattore 9 in 10-11 anni, chi ha interesse a fare i suoi conti per bene vada a chi gli dà energia fotovoltaica. Evidentemente i più grandi investitori in solare sono? Allora, attualmente sono Cina, ma la cosa più interessante è che chi sta costruendo la più grande centrale solare 4 gigawatt, tenetevi forti, è l'Arabia Saudita, che galleggia sul petrolio ma ha capito che una buona parte del petrolio, forse quasi tutto, rimarrà lì, perché non c'è nessun motivo nei prossimi 30 anni di tirar fuori ancora tanto petrolio, se è questo il valore economico dell'energia, perché il petrolio qua manco c'è, ma costa molto di più. Vi rovescio l'argomento per dirvi quanto è clamoroso questo grafico e perché meriterebbe le prime pagine dei giornali tutti i santi giorni, dovrebbero insegnarlo a scuola, dovrebbero attaccarlo nei poster per la strada. Quanto costa la benzina rispetto alla Coca-Cola? Togliete le accise, andate in un drugstore americano, fate il pieno di benzina, sono qui 3-4 dollari a gallone, comprate un gallone che sono 4 litri di Coca-Cola, costa 4 dollari anche la Coca-Cola, che è acqua e zucchero. Ma vi fa possibile che il processo di estrazione, trasporto, distillazione, accumulo, trasporto nelle autobotti, inserimento nelle pompe di benzina di un oggetto che ci ha messo 200 milioni di anni per svilupparsi, perché queste foreste fossili che hanno fatto il carbone e il petrolio così ci hanno messo, costi come l'acqua con lo zucchero? È evidente dal punto di vista economico c'è qualcosa che non va, ma è altrettanto evidente che finché questa roba costa così poco ed è costata così poco negli ultimi 100 anni, non c'è verso di scorlarsela di dosso. Per cui il fatto che il silicio oggi, che costava quanto un diamante negli anni 60, e adesso te lo tirano dietro, costi così poco, è una cosa straordinaria. Perché per la prima volta facciamo come le piante, ma con un'efficienza dell'uomo. L'uomo ha sempre copiato la natura, altrimenti non avremmo gli aeroplani. Quando l'ha copiata all'inizio faceva così così e poi ha fatto delle super cose, anche in questo caso lo sta facendo. Meglio solare che l'eolico, perché? Perché altra cosa che non ci viene mai detta, scusate, io queste cose le ho studiate da poco, quindi sono fresco anch'io di apprendimento, però non sapendolo io ho pensato, non è che c'è niente di speciale, forse non la sanno neanche gli altri, cerchiamo di raccontargliela bene. L'energia che ci manda il sole sono 10.000 volte di più dell'energia che noi consumiamo su tutto il pianeta allo stesso quantità di tempo. Quindi il numero è 17 terawatt, se qualcuno conosce gli ordini di grandezza, il totale è 17 terawatt, il sole ci manda 175.000 terawatt, il rapporto è 10.000. Il vento, quanta energia c'è accumulata nel vento? Pochissima.
ce n'è solamente 20 volte di quella che ci servirebbe per alimentare l'intero mondo. Ma è chiaro perché il vento prima scaldi la terra, scaldi l'acqua del mare, e poi questa qua creando fa il movimento dell'atmosfera. L'atmosfera è un di cui di un'energia primaria che poi viene ridistribuita come calore emesso, eccetera, eccetera. Ce n'è pochissima di energia nel vento su queste scale. Naturalmente, e questo cosa vuol dire? Che se noi prendessimo tutta l'energia del vento, portare via il 5% di energia da un processo climatico è tremendo, è un numero enorme, lo capiamo tutti quanti che cambierebbero. Cioè, quando vedete queste bellissime valli californiane desertiche, bellissime per così dire, ma piene di queste pale eoliche, il vento li entra ma non esce mica, perché le pale se lo prendono evidentemente. C'è poca energia nel vento. Ciononostante, ultimamente le pale eoliche stanno dando energia a bassissimo prezzo. Del resto, al nord il sole ce n'è poco, quindi per fortuna che c'è il vento, per fortuna che c'è il vento, però non può essere, cioè occorre farlo sapendo che l'energia nel vento è molto minore dell'energia anche solo nelle correnti marine, per non parlare di quella solare che è quella unica primaria. Ecco, allora a questo punto solare barra eolico, direi a questo punto solare, no? Il motivo per cui non ci siamo ancora e non si sta facendo, si scontra, beh, i motivi sono tanti. Un pelino di interessi ci sono. Però le obiezioni sono sempre, per esempio in Italia non c'è spazio, invece hai calcolato che c'è. Allora, e questa è benissimo, un'altra obiezione tipo quella che cambia la temperatura. Guarda qui, in Italia, se noi volessimo fare i 30-35 gigawatt continui medi, noi abbiamo installati 90 gigawatt di potenza attivabile, ma noi giorno e notte in media ne abbiamo bisogno di 35 gigawatt circa, va bene? Li volessimo fare con il sole, ce ne servirebbe, uno fa un conto, un pochino con lo silicio così, 600 km quadrati. È tanto, è poco? Beh, non è poco, un bel numero. E però... E dice, tutto subito pensi, adesso mi diranno, ma i campi di patate, i campi di frumende, le risaie, andiamo a toccare l'agricoltura. E vi dico che è un rischio vero, perché un ettaro di sole dà molto di più da un punto di vista economico che un ettaro di qualsiasi cultura. Quindi il pericolo c'è e la politica deve preservare questo. È una scelta politica questa. È un obbligo della politica fare sì che non accada, anche perché sui 600 km quadrati che ci servono, vai su lista e trovi che le aree, io sono rimasto stupefatto, non ci credevo, le aree industriali dismesse, sorgente Istat, sono 9.000 chilometri quadrati. Possiamo venderla, insomma. L'area dell'Umbria. L'Umbria, bestione così, ed è 15 volte quello che servirebbe per fare queste cose qua. Parentesi aperte. Questo racconta una storia un pochino particolare di che cosa vuol dire fare industria in Italia, ma in Francia, in Germania sarebbe lo stesso probabilmente. Fare industria, diventare la settima potenza industriale del mondo, vuol dire avere fatto cose nel passato e poi averle lasciate lì quando l'industria passava a un'altra tecnologia, a un'altra cosa, quando certe cose non funzionavano più, quando esportavamo certe produzioni. È rimasta lì e sta sgretolandosi, talvolta con anche l'amianto sopra, magari 9.000 chilometri quadrati di aree industriali abbandonate. Ma se non ci pensate a questo, magari potremmo, alcune aree sono più utilizzabili, altre meno, dobbiamo vederle una per una, ma ce ne sono tante. Dividere per metà, facciamo 4.500. Ci basta un quindicesimo, una qualche area buona la troviamo. Ma poi i parcheggi, contiamo le macchine in Italia, da qualche parte devono stare, di giorno, di notte. Quindi è facile pensare che ci sia un 1.000 chilometri quadrati di superficie coperta da macchine. Chiamiamola parcheggio per fare semplice, ok? Quindi i francesi, che sono quelli delle centrali nucleari, che sono quelli che hanno guadagnato sulle nostre tasse, sulle tasse dei tedeschi e degli spagnoli, perché davano energia e facevano pagare le scuole, gli ospedali e l'equilibrio economico di un paese come la Francia, è molto dovuto all'esportazione energetica. Hanno fatto una legge, ma pochissimo tempo fa, che dice che chiunque ha un parcheggio con più di 70 posti macchine deve coprirne metà di fotovoltaico. Non è che può, deve.
metà è fotovoltaico. Hanno fatto il conto che questa legge, che sarà applicata secondo una legge, ci metterà qualche anno, produrrà 10.5 gigawatt di potenza, che sono 10 centrali nucleari. I francesi che hanno il nucleare costruiscono sui parcheggi energia riconvertibile rinnovabile che poi gli risparmia 10 centrali nucleari. Sono impazziti oppure stanno guardando un pochino più lontano del nostro naso? Per cui quando uno vede queste cose, sapete, il bello di guardarle con i numeri è che lo puoi fare tranquillo senza che nessuno ti rompa le scatole, le polemiche, le discussioni, i giornali. I numeri sono numeri. La bellezza della scienza è che lavori con queste cose e funzionano bene. Ma guardandole da questo punto di vista un po' lontano, senza il rumore, il dibattito, gli interessi, la pugna che c'è quando uno dice una cosa e poi ah, ma no, ma guarda che c'è la virgola, si capisce che c'è qualcosa che deve essere un po' ritoccato e si capisce di qual è la strada. La strada, come tu stavi dicendo, è questa: energia rinnovabile. Abbiamo capito che l'accumulo. Senza l'accumulo, tutto questo bel discorso che ho fatto zoppica. A che punto siamo per l'accumulo? Perché batterie no. Allora, sì, l'accumulo si può fare in vario modo. La prima cosa che viene in mente sono le batterie. Le batterie oggi sono crollate nel costo anch'esse tantissimo, perché le automobili elettriche tirano. Le batterie hanno tanti difetti, eh? Hanno il difetto geopolitico. La Cina possiede gran parte delle sorgenti di litio. Hanno il problema del riutilizzo delle batterie, perché si consumano dopo tot ricariche la batteria, come quella del tuo telefonino, dopo non so 2-3 anni che fai, la cambi, ok, ma quella piccolina, questa della macchina è grande, quindi avrai centinaia, milioni di batterie che andranno a finire in qualche processo di riconversione di cui attualmente si parla molto poco. Le batterie delle macchine sono una cosa molto recente, non ci sono ancora i residui di batteria di macchina in modo significativo, avverranno nei prossimi anni. È chimica e non è facilissimo, è un processo complesso recuperare le batterie. Non vogliamo pensare a delle montagne di batterie buttate lì, abbandonate, perché insomma già col però pion... dobbiamo pensarci, perché con la storia dell'auto elettrica insomma, esattamente, vabbè, infatti forse lì un problemi a parte anche lo, entro stasera lo risolviamo, ok, situazione per tutto. Quindi non è una soluzione che può essere scalabile veramente per garantire il backup notturno di città o industrie molto energivore. Non è la cosa giusta, c'è un rischio troppo grande. Ma la cosa divertente è che ci sono delle soluzioni alternative, una più interessante dell'altra. Ve ne parlo in particolare di una perché è italiana, è stata inventata 3-4 anni fa e sta venendo sviluppata ed è una bomba. Ed è la seguente: quando uno accumula energia, ci sono tanti modi per accumulare energia. Uno è per esempio di comprimere un gas. Quando uno comprime un gas, avete parlato quando si fa con la pompa della bicicletta, ti si scalda il gas, è la termodinamica, non c'è niente da fare. Quindi quando tu lo hai compresso di un bel fattore, magari lo liquefi anche in modo tale che è bello compatto, liquefatto e freddo, hai buttato via una quantità enorme di energia. Quando lo vuoi fare, però è un serbatoio quello che c'è di energia, ci hai messo dentro 100, là dentro ci saranno rimasti forse 30 o 20 o 25, dipende dal processo, va bene? Quando poi lo vuoi fare ritornare alle condizioni normali, quindi prima evaporare e poi espandere, lui non lo può fare se non riprende l'energia che tu hai buttato. Ma da dove la prende? Farà tutto ciò che può fare per prendere dall'ambiente, le gasiere in mezzo al mare. Perché le gasiere le fanno sul mare, non sulla terra? Ci avete mai pensato? Perché quando uno prende il gas liquefatto, lo deve far diventare gas in forma di gas, gas in forma di gas, prendono energia dall'acqua del mare che si raffredda, ce n'è tantissima e si può fare. I pesci intorno avranno un po' fresco, tanto sono dei pesci a temperatura, col sangue a temperatura che cambia però senza quell'energia del mare non si riesce a far tornare il gas da liquido a gas che potete portare nella vostra cucina. Non è un caso che stanno in mare e non su una montagna, perché su una montagna non sa prendere l'energia dall'aria, ce n'è pochissima per poter riscaldare il gas. Questa ditta italiana ha fatto l'autentico uovo di Colombo. Dice, ma perché devo buttare via l'energia?
che tra l'altro quando io comprimo in quel modo energia, temperatura, calore, temperatura alta, arriva a 400 gradi, perché è giusto, c'è un sacco di energia, il calore è corrispondentemente il calore a temperatura alta. Io mentre produco questo calore lo prendo, lo intercetto, si può fare, e lo metto in un termos a stato solido, fatto di biglie di acciaio, un termos industriale alto come questa stanza, dipende da quanta energia voglio accumulare. E alla fine del processo c'ho il gas liquefatto, e guarda caso il gas migliore per fare questo chi è? La CO2, puramente per caso. La CO2 liquefa a temperature poco sotto lo zero, cioè a meno 30 gradi, quindi si fa facilmente. È un gas robustissimo, non ha isotopi, non fa cose strane, è un gas tranquillo, per cui guarda caso, usato in un circolo contenuto, non è che è fatto scambio con l'aria, lo si può usare come accumulatore, quindi lo si liquefa, lo si mette bello freddo in una zona dell'impianto, in una zona adiacente hai questi silos caldi a 400 gradi e ti fermi e aspetti, dopo un giorno, dopo due giorni, serve energia, fai evaporare il gas, il liquido che diventa vapore e poi gas, ci metti dentro l'energia e lo fai tornare come era prima, rimettendo assieme i due processi. L'efficienza di questo processo, che avete capito anche voi, niente di strano, è un uovo di Colombo, no? Colombo fa stare in piedi l'uovo, ha fatto tac, ha rotto la parte sottostante e stava in piedi. È una cosa molto semplice, si può fare, niente di straordinario, è il 75%. Prendi 100, lo metti sotto forma di deposito, di accumulo, e lo riprendi dopo un giorno, dopo due giorni, 75%. Le batterie hanno una resa dell'85%, non è molto diversa. E questo è un oggetto che pompa e si espande, si raffredda, si espande. E non si ricicla. E non si ricicla. È tecnologia con cui si fanno le raffinerie, si fanno gli impianti termoidraulici. È l'industria nostra, è l'industria non ci sono materie prime. È una cosa incredibile. E a che punto siamo? Hanno fatto il primo impianto prova per 2,5 megawatt di accumulo. Megawattora, scusatemi, e mezzo di accumulo in Sardegna, l'ha fatto andare per circa 6 mesi, funziona perfettamente, sono andato anche a visitarlo perché mi interessava vederlo, e stanno incominciando a commercializzare impianti a 250 megawatt ora, che diventano già una cosa di carattere industriale seria. E l'altro giorno, proprio l'altro giorno, settimana fa, hanno fatto una ricapitalizzazione di 40 milioni di euro, dimostrazione che passano da fase di spin-off a fase di pre-commerciale con cose grosse. Quando li visitati c'erano lì visitatori che venivano dal Cile e dal Brasile. Chiunque ha impianti solari di grandi dimensioni gli serve quella roba lì. Domanda che può essere molto importante: quanto è grande la superficie di questo accumulo rispetto al campo solare di cui voglio rappresentare la capacità di accumulo? Il 4%. E come lo trasporti poi? Cavi elettrici. È normale, perché diventa localmente diventa gas liquefatto e poi torna a essere, ma torna a essere energia elettrica, cioè arriva elettrica, fa liquefare il gas, sta fermo lì, poi torna elettrica, ne è perso il 25%, ma il resto ritorna indietro, capito? E siccome l'energia del campo solare ce n'è sempre tanta, abbiamo detto che ce n'è tanta a sfare, lo fai un pizzico più grande se vuoi fare il 100%, ma non è questo il problema è accumularlo quando serve. Tra l'altro questa cosa la puoi attaccare anche semplicemente alla rete generica, mica per forza solo al campo solare. Se tu hai una rete che ha un eccesso di produzione, lo scarichi lì dentro per il tempo che ti serve e dopo un po' lo riporti. Quindi è una soluzione per diverse fonti. Sempre elettricità, il problema grosso è accumulare l'elettricità. È lì il punto. Per dire, questa cosa è eccezionalmente interessante ed è scalabile. Domani compri una turbina, 10 turbine, 100 turbine, 1000 turbine, non è che devi inventarti qualcosa di nuovo. Ed è lavoro, ed è industria, perché tutto quello di cui sto parlando oggi si moltiplica per centinaia di migliaia, milioni di volte per fare la transizione energetica di cui parliamo. È industria, industria. Noi parliamo sempre di la crisi, acqua là su e giù, ma voi l'avete capito che 2 anni fa stavano per arrivare in Italia la mega factory della Tesla per fare le batterie? Per carità. 10.000 posti di lavoro che fa schifo, non ci fa. Magari lo tieni per 10 anni, poi cambierai. E li ha presi la Germania. Eravamo distratti, distratti. La Germania ha assunto 10.000 persone, stava aprendo il secondo impianto per altre 10.000. Ma scusate, abbiamo un problema o no?
in questo paese di lavoro e di opportunità tecnologiche. Non ci piace le batterie, ma tanto le vendi ad altri. Ma al momento potrebbe essere, per l'industria che ha delle problematiche di vario genere, dalla acciaieria fino ai motori termici, forse differenziarsi può essere interessante per un periodo, per 15 anni, per 20 anni, quello che prende. Ma non possiamo stare a guardare tutto il mondo sta correndo verso il futuro, che non è una autostrada in discesa, no? Ci sono tante cose che si fanno, poi si cambia, tutto sta cambiando a velocità rapidissima e noi perdiamo un colpo dopo l'altro. Non va bene questo? Allora, tutto questo per evitare di rimettere CO2, nuova CO2, ok, però la si può prendere. Ci sono dei sistemi per catturare quanto, secondo la tua esperienza, i tuoi calcoli, eccetera, i sistemi che sono attualmente poco più che sperimentali. Sì, quanto tirano via? Vedete questa lista? No, ha due check sulla sorgente di energie, perché abbiamo detto che insomma ci si sta arrivando, quel grafico è impressionante. Sull'accumulo c'è un check, perché siamo più giovani ma le tecnologie cominciano ad esserci, sono veramente interessanti. Siamo completamente all'inizio sulla questione della CO2 tirata giù dall'aria, perché avete ben capito che quella parte per 10.000 di troppo non ci deve stare. L'obiettivo chiamato net zero nel 2050-2060, che cosa dice? Ne mettiamo sempre di meno, facciamo la transizione e facciamo in modo che alla fine, fra 30 anni da oggi, se tutto va bene, se smettiamo di fare stupidaggini come la guerra in Ucraina e roba di questo genere, riusciremo a non emetterne più, o a immetterne per certi processi e portarla giù con altri, che alla fine il netto sia zero. Ma signori, anche in questo caso la storia si è raccontata nella sua interezza, non solo una parte. Da adesso al 2030 ne metteremo l'anno prossimo 80, l'anno dopo un po' di meno, poi un po' di meno, e poi un po' di meno, e fra 30 anni, se siamo bravi, zero. Questo eccesso di più che stiamo mettendo, hai voglia di quanta CO2 in più è? E quella parte per 10.000 di troppo, non ho fatto il conto, ma può tranquillamente diventare un'altra parte per 10.000 di troppo, perché stiamo parlando di del mondo industriale che va a piena velocità. Per farlo ridurre e spegnerlo butterà fuori un sacco di CO2, ma guardate che con due parti per 10.000, con 2 o 3 gradi in più ad adesso a metà del secolo, non è proprio bello. Hanno ragione i ragazzi del Friday for Futures, perché è già un grado e due fa quello che noi vediamo nell'esperienza della nostra singola vita, di una singola generazione, e vediamo le cose incredibili che stanno accadendo. Già questo dovrebbe darci, senza alcun contesto scientifico, ma come? Cambia il mondo entro la vita di una persona? Ma com'è possibile? Non è mai successo. Eppure sta succedendo. E se continua così, non devo essere profeta io, ma le cose andranno sempre peggio. Ma se noi cominciassimo a tirare giù la CO2, le cose cambierebbero. Si può fare, certo che si può fare, anche in questo caso. Ah, peccato, non c'ho qui il grafico, però la Commissione Europea ha finanziato un prototipo di industriale per tirare giù la CO2 dall'aria. Non è difficile tecnicamente, è un piccolo dettaglio, costa molta energia. E quindi non è economicamente vantaggioso oggi, però domani potrebbe diventarlo. E finiamo il ragionamento con un po' di speranza, anche di sogno. Hanno fatto una cosa importante: questo impianto si chiama Orca, l'hanno fatto in Islanda, perché in Islanda c'è molta energia geotermica a bassissimo costo, e hanno delle basi basalti, sono delle zone basaltiche sotterranee, per cui la reazione acqua calda, CO2, basalto, fa una reazione chimica che rende la CO2 fissata in granuli, in polveri, e rimane lì per sempre. No? È un modo, fra i tanti possibili, di intrappolare per sempre la CO2 sottoterra, finito. Questo impianto, tenetevi forte, assorbe la CO2 emessa da 954 macchine. Non è un granché. No. Delusione? Però no. La sua superficie, l'impronta superficiale, è ben meno di mezzo ettaro. Quanto bosco servirebbe per fare la stessa cosa, 954 macchine?
all'anno come superficie in ettari? Dalle 500 alle 2000 volte di più. Perché? Al solito, gli alberi non sono mica nati per, diciamo, controbilanciare le emissioni delle automobili. Sono nati per tutta una serie di motivi legati alla vita, alla foresta, alla varietà. Sono stati fatti per questo scopo, sono evoluti per questo obiettivo. Hanno un ritmo di ricambio CO2 O2 per unità di superficie, vogliamo dire inefficiente, ma chi se ne frega, è la natura, è fatta così, è bellissima e sono fatti in questo modo. Di nuovo l'uomo riesce a fare un processo non solo di intercettare la luce del sole col silicio a basso costo finalmente in modo molto più efficiente di una pianta, è il silicio, non si riproduce il silicio, le piante si riproducono, il silicio no, però fa un sacco di energia. L'industria, la nostra mente umana, la capacità della chimica fisica ci permette di essere molto più efficienti delle foreste nel tirarla giù. Certo, occorre energia, anche gli alberi, e ci serve l'energia del sole per assorbire la CO2 ed emettere ossigeno. Quindi il messaggio qual è? Si può fare questa cosa, ma si potrà fare veramente quando l'energia è ulteriormente calata di costo di un buon fattore 2 o 3. Ma quelle curve che vi ho mostrato sono previste di scendere nei prossimi anni ancora abbondantemente di un fattore 4 o 5. Quindi per un istante adesso, sogniamo per un istante, sì. Sembra tutto molto facile, non c'è niente di facile in tutto questo, perché poi quando lo si declina nelle società, nelle industrie, nella politica, negli interessi, nella cultura, nelle abitudini, diventa complicatissimo. Però avere le idee chiare su alcuni numeri ci aiuta tutti noi cittadini a essere magari più lucidi quando leggiamo un documento e più ficcanti quando interroghiamo un politico e più attenti quando votiamo per una parte o per l'altra sulla base di un programma, diciamo, politico che tiene o non tiene conto di queste cose. Però per un istante adesso immaginiamoci di essere fra 5-7 anni. Il costo dell'energia è ulteriormente calato. Non si parla più di petrolio, di gas, perché costa troppo, cioè è molto meglio fare queste cose qui. L'energia non costa praticamente niente. Che cosa ci si può fare? Uno, si dissala l'acqua del mare, si porta acqua potabile nelle zone del Sahara, dell'Africa del Nord, da cui la gente scappa perché non c'è più acqua e non possono più coltivare un fico secco. Prima di portare le raffinerie nel Nord Africa, portiamo l'acqua. Perché le persone lì sanno cos'è l'acqua, cosa sia la benzina, mica tanto, perché non la utilizzano, sanno cos'è l'acqua, l'acqua gli manca. Secondo, si prende di nuovo l'acqua, stavolta non quella del mare, o anche quella del mare, ma non è il caso di farlo, e si fa la separazione di idrogeno da ossigeno, l'idrolisi, si crea idrogeno non da un processo industriale come scarto, tra virgolette, del processo petrolifero di distillazione. Che adesso costa comunque molto. Che costa tanto. Ed è, dal punto di vista ecologico, mica tanto, perché fa parte di questo processo in cui sì, si fa CO2, ma si produce anche la plastica. Sì, un attimo, attenzione, facciamo bene i conti. Si potrà tirare fuori idrogeno dall'acqua, mettendoci energia a basso costo, e finalmente partirà l'economia, l'idrogeno, di cui tanto si è parlato in questi anni, ancora adesso, ma che non parte perché non ha i fondamenti economici. Con l'idrogeno puoi fare veramente i motori delle macchine, non a combustione interna, che sono le celle combustibili, non è la combustione termica di cui parliamo, ma comunque sono motori di automobili che non vanno ad elettrico, ma vanno ad idrogeno. Ma soprattutto con l'idrogeno ci puoi fare i motori degli aerei, i motori delle grandi navi, dei tir, dove serve tanta energia. L'idrogeno può dare tanta energia purché costi poco. Già esistono aerei con i motori a idrogeno, non li fanno ancora in massa perché manca l'idrogeno a prezzi convenienti e perché adesso conviene bruciare benzina. Quindi l'idrogeno non è partito, nonostante i libri di Rifkin, tutto quanto, perché al momento non esiste la economia dell'idrogeno, e quando una cosa non esiste non puoi inventartela. Ma quando l'energia diventasse molto poco costosa, puoi dire che esiste, che puoi farla nascere, perché c'è un vantaggio oggettivo nell'idrogeno, perché può fare quello che fa la benzina senza avere la CO2. E terzo, CO2 giù dall'aria. Portiamo indietro l'orologio climatico. Tiriamo giù quella parte per 10.000 prima che sia troppo tardi. Tutto questo non si fa da un giorno all'altro.
È un processo gigantesco, perché l'energia è la nostra essenza, è come fossero i soldi. L'energia e i soldi sono la stessa cosa, cioè è la base di tutto. Ci sono infinite abitudini, investimenti, resistenze, interessi, giochetti giocati fra competitori, cioè, c'è di tutto. Non è un percorso, però se un giorno, come proprio sembra ormai, l'energia comincia a costare molto poco, nasceranno anche le industrie per fare le cose che vi ho detto, e magari potrebbero anche essere incentivate a fare più acqua potabile nel Sahara piuttosto che altre applicazioni meno utili o più inutili dell'energia. Quindi ricordiamoci, abbiamo tanta energia, tantissima energia, e la tecnologia ci sta aiutando a diventare efficienti nell'utilizzo di quella giusta e non di quella derivata da processi che non sono merito nostro, no, perché il processo del carbone, del petrolio, ce lo siamo trovati gratis. Certo. E l'abbiamo presi arraffando a mani piene, perché siamo fatti così come specie. Per una volta invece dobbiamo guadagnarcela noi, ce lo stiamo guadagnando, perché col silicio a costo così basso possiamo finalmente comportarci in modo più naturale. Sai che Richard Feynman sarebbe fiero di te? Magari. Ne sono certa, assolutamente certa. Beh, come dice il sottotitolo del titolo, la lezione della scienza per interpretare la realtà. E pensare come uno scienziato, quanto ti sei divertito a scrivere questo libro, si vede. Tanto, anche perché molte delle cose che vi ho raccontato naturalmente si trovano nei lavori, nei libri, nei manuali, ma mettere tutto insieme fatti di, ma questo è il nostro mestiere. Certo. Cioè, lo scienziato che cos'è se non uno Sherlock Holmes che prende gli indizi, li mette in fila? Ma intendiamoci, queste cose mica sono farina nel mio sacco. Io ho cercato di dare una lettura che credo ragionevolmente ottimista, ma non voglio che ci si nascondano domani quando usciamo di qua. La CO2 continua ad andare su al ritmo di di 1000 tonnellate al secondo, avremo le automobili a benzina ancora per un bel pezzo, bruceremo cherosene per fare... cioè non è una cosa che cambia dall'oggi al domani. Però sapere che c'è una prospettiva, sapere che c'è un punto di caduta, che ci sono forze positive in questa complessità di un mondo che sembra essere impazzito perché da tanto... da tanta libertà alle forze negative, no? Perché l'economia è una forza gigantesca, ha fatto delle cose strepitose, ma allo stesso tempo ogni tanto fa delle patacche terrificanti, sempre con lo stesso principio economico, del vantaggio economico. Ecco, sapere che, ed è una forza brutale, primordiale, inarrestabile, ecco, sapere che una volta l'economia sarà messa a giocare con l'economia, una partita alla pari, e che l'economia che ci interessa potrebbe avere sopravvento su quella che invece, cioè mantenendo le cose buone e riducendo quelle cattive, è un messaggio che secondo me ha un elemento di profonda verità, e condividerlo ci aiuta a pensare che forse non siamo fregati. Questa è la cosa di cui ti ringrazio, perché anche da persona che per lavoro si è occupata per tanti anni di questi temi e da semplice cittadina, in realtà mi sentivo arrivata ad un punto di dobbiamo veicolare il messaggio, non dobbiamo smettere di dire che potremmo, però in realtà vedere messe insieme le cifre è importantissimo, perché dà speranza, però bisogna farle circolare queste cifre, questi ragionamenti, ragionare come uno scienziato, no? Visto che hai tracciato la strada, grazie davvero, perché è un lavoro bellissimo. Tra l'altro ha la stessa passione e competenza, ha affrontato appunto, dicevo, anche il tema della pandemia. Trovate tutto questo nel libro. Scegliamo di fermarci sul clima, perché sennò questo libro chi lo legge più? A questo punto, a parte che rileggerlo, ripassare la parte climatica è importantissima. E tua moglie ti ha detto di scriverlo, vero? In qualche senso.
il mio mestiere vero è, come professore universitario e ricercatore, è cercare l'antimateria, materia oscura. Ha detto lei prima, cioè, delle cose ci sono o non ci sono, non lo sappiamo, ma cercarle è bellissimo, costa un sacco di soldi, ci si diverte un sacco, e magari se sei fortunato prima o poi ci la metti trovo, anche la mano sopra. È un mestiere bellissimo, che ho qualche collega qui in sala che condivide la bellezza di queste ricerche. Così. Un giorno, durante gli anni della pandemia, beh, poi mettete ad immaginare discussioni a casa, dice: ma insomma, puoi fare qualcosa di utile una volta nella vita? Studia qualcosa che serve. Io devo dire, farei un applauso a Maria. Grande donna, incantevole donna. Peraltro, però, dall'altra parte, ricordiamo, e tu lo citi nel libro Werner von Braun, che è l'uomo che ci ha portato sulla Luna, l'uomo rubato ai tedeschi e che ha trasformato il suo genio in una creatività straordinaria che ha permesso all'umanità di andare sulla Luna, e che disse: la ricerca è quello che faccio quando non so cosa sto facendo. Ecco. Ragazzi, è creatività pura, è una descrizione perfetta di quello che uno fa quando, appunto. Però Maria ha detto: fai qualcosa di utile, finalmente. Anche lì in realtà c'è dentro qualcosa di utile, solo che non lo sai ancora. Ma c'è un momento storico in cui è importante mettere in fila i ragionamenti. Sì. Questo è veramente lo scienziato militante. Il pretitolo del libro era Fare ordine, che vuol dire fare ordine nella propria testa, rimettere in ordine i pezzi di un ragionamento che ci travolge nella quotidianità, no? Perché riceviamo flash di ogni genere. La pandemia ha aiutato un pizzichino a starsene forse un attimino in una situazione di maggiore equilibrio e di poterci perdere più tempo, non sapere quello che fai, e guarda caso è da quello che dall'ozio, no? L'ozio latino, che nascono le cose interessanti. Ecco, altra cosa per cui siamo meglio delle macchine, no? Perché noi oziando creiamo, le macchine quando oziano stanno ferme e si spengono, è una cosa completamente diversa.